importante per la mobilità dei nostri concittadini, ma anche per l'itinerario turistico, culturale e religioso. È uno snodo fondamentale che unisce la parte marina al centro storico. La giornata storica sarà quando vedremo finalmente i treni nuovi passare, e quella sarà veramente una giornata storica. Speriamo presto, ormai non do più date. Ogni volta che diamo una data c'è qualcuno che si muove per farla saltare. La tratta Dante Garibaldi della linea 1 della metropolitana di Napoli si completa con l'apertura della stazione Duomo, che da stamattina entra in esercizio mentre continuano i lavori progettati dagli architetti Massimiliano e Doriana Fuxas, che riguardano gli eccezionali ritrovamenti archeologici che hanno restituito alla città un patrimonio storico monumentale di straordinario valore, a partire dal magnifico Tempio dei Giochi Isolimpici. La stazione scende 40 metri sottoterra, si sviluppa su 4 livelli e sul primo livello di 7.700 metri quadrati sarà ospitato il tempio, visibile sia attraverso un percorso indipendente dall'utilizzo della metropolitana, sia dall'esterno grazie a una copertura vetrata. Il percorso verso le banchine è caratterizzato da pannelli di acciaio retroilluminati intagliati con forme esagonali che mutano colori a seconda delle ore della giornata, dal celeste chiaro del giorno all'arancio del tramonto fino al crepuscolo della notte. Le pavimentazioni e le scale sono in travertino, mentre la scala di uscita è in pietra lavica. Le attività di formazione si possono attivare quando la stazione è pronta, non si possono attivare prima. Per cui stiamo formando i macchinisti, il 75% dei nostri macchinisti già è stato formato, riusciamo ad erogare il servizio nella fascia dalle 13 alla fine del nastro. Per la fine del mese, quando avremo ultimato le attività di formazione di tutti i macchinisti, il servizio sarà coperto per l'intera giornata. Sì, 20 anni di lavoro complicato, molto complicato, per realizzare una delle stazioni più difficili al mondo. È una stazione che è a 40 metri di profondità, di cui 30 sotto il livello del mare, quindi abbiamo dovuto congelare l'acqua del mare per scavare e non, diciamo, come dire, far invadere dall'acqua il cantiere, in uno spazio molto ristretto, perché piazza Quattro Palazzi, piazza Nicola More, è una piazza molto piccola di Napoli, che non abbiamo mai potuto chiudere al traffico, quindi sempre con la possibilità al traffico di passare da est a ovest. E poi l'elemento di difficoltà e di ritardo, diciamo così, più importante è stata ovviamente la scoperta archeologica, cioè noi abbiamo trovato nello scavare, non si sapeva, dei gioielli dell'archeologia, pezzi di storia della città che non conoscevamo, dalla fondazione greca nel 400-500 avanti Cristo al tempio dei giochi olimpici dell'età augustea, fino a una fontana della Napoli Angioina. Quindi abbiamo trovato, scavando, dei tesori dell'archeologia che ci hanno fatto cambiare il progetto 5 volte. Noi abbiamo dovuto cambiare il progetto perché man mano che uscivano fuori delle cose, come per esempio il tempio, la sovrintendenza, addirittura il ministero, ci ha posto come obbligo del progetto di ricostruire il tempio esattamente dov'era, alla stessa localizzazione, e renderlo visibile dall'esterno, quindi la cupola poi del progetto.